Abbiamo in studio il nostro amico Marco Marchetto. Buongiorno. Hai la faccia più furba del solito. Adesso Nicolò forse ci apre l'audio. Ecco, ti dà su la leva, bravo. Sì. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno. Buongiorno Marco. Hai la faccia furbetta oggi. Addirittura. Sì. Ma sì. Come mai? Ma ho dormito abbastanza bene, insomma. Non so da cosa dipende, dalla barba forse, non so. Va bene, adesso guarda, ti lascio con Nicolò perché so che voi di meteo ve la cantate e ve la suonate, quindi Io me la canto e me la suono. Diciamo che a me piace sapere com'è il meteo per questa settimana che viene o comunque per i prossimi giorni, anche perché prima dicevamo che probabilmente ci saranno 2 o 3 giorni belli e poi un disastro. Però adesso ce ne parli tu, Marchetto, vai. Ma com'è? Guarda, la settimana partirà sicuramente bene. Cioè, ma già oggi, dopo gli eventi un po' funesti di stanotte, adesso non so che ora era, però penso che si è sentito un po' dappertutto delle gran sventate, un po' di trambusto. La Veroli ha sentito anche il temporale, ma io no. Ma io ho sentito un gran vento, però basta, finito lì. Dopo mi sono riaddormentato. E comunque, da questa situazione siamo usciti subito. Insomma, la giornata si vede subito che è molto bella. Solo un po' di residuo instabilito all'interno, mano a mano questi venti orientali saranno sostituiti da venti più miti sud-occidentali e la settimana sarà un po' fotocopia di quella della settimana scorsa con questa rimonta anticiclonica che farà salire piano piano le temperature fino al weekend, come si vede dalla slide, e ho evidenziato la lenta ma costante risalita termica fino a valori che ci porteranno intorno a metà settimana ad un clima estivo. Poi dopo, dal fine settimana, per adesso sembra che ci sarà un brusco calo termico e quando di solito succede questo, ecco, ci sono di solito fenomeni da contrasto perché comunque sia siamo in primavera, ecco, ricordiamoci, non siamo in estate. Sì, siamo già andati un po' tutti al mare a prendere un po' di sole, ma sì, insomma, si vedono parecchie capocce abbronzate, compresa la mia. Anch'io ci sono andato. Oggi sbatti sul tavolo, Marco, cosa c'è? Sei arrabbiato? No. Chi ce l'hai? E cerchiamo un po' di ricreare il trambusto. Infatti, sì, è vero, bravo. È stato bellissimo, proprio. No, io non ho fatto niente, giuro che non c'entra niente. Non importa. Avevo un'altra domanda da farti. Allora, è piovuto un po' di robaccia, di sabbia, di diavolo? Cosa è venuto giù? La settimana scorsa c'è stata appunto parecchia sabbia in sospensione nell'atmosfera e non tanto perché ha piovuto, cioè non ha piovuto, però ci è piovuto addosso perché oltre alla sabbia c'era un forte tasso di umidità e questo logicamente, soprattutto la notte, tende a scendere verso il basso e si deposita anche la sabbia. Comunque abbiamo visto dei tramonti e anche una luna meravigliosa perché c'era un cielo molto particolare, tendeva un po' al rosso. Sì, proprio per la sabbia la sabbia e umidità che c'è nell'atmosfera. Io addirittura venerdì sera stavo tornando a casa dopo una serata di teatro e ho visto questa figura rossastra nel cielo enorme e era in realtà la luna, poi mi sono reso conto che era vicinissima, cioè sembrava proprio a 2 passi dalla terra, era pazzesca. Probabilmente l'avrei vista, quando era bassa. Esatto, sì, può essere. Sì, poi dopo, quando sale, invece diventa normale. Andiamo in onda Marchetto. Andiamo in onda Marchetto. Eccolo. No, dico, quando sale, poi dopo diventa normale, insomma, bianca. È vero. Perfetto, va bene. Marchetto, noi ti ringraziamo. Senti, per l'estate cosa andrai al mare, tu? Temevo questa domanda. Eh sì, perché so che... Buona festa della mamma, chi è, Marchetto? No, certo, Marchetto. L'ho pubblicata prima. Era una delle foto sue. Infatti. Auguri, mamma. Come si chiama la mamma? Maria Rita, un abbraccio anche da parte nostra. Auguri. Allora, Marchetto, la domanda era quella. Sì. Quest'estate ci seguirai nel nostro tour sulle spiagge con le nostre panze al vento? Vediamo, dai. Dai, sicuramente qualche puntata ve la faccio, dai. Qualche puntata. Così. Non così. Troppe, cioè, dipende non troppe. Poi dopo da dove andate in onda, perché se andate in onda da Rimini. Ma no, vabbè, andremo in onda da dove siamo coperti con il nostro segnale, cioè dalle Marche, insomma, questo è normale. Va bene. Grazie Marco di essere stato con noi, a domenica prossima. Grazie. Grazie Marco, buona domenica, ciao.